Buonasera. Buonasera, Gil. Buonasera. Abbiamo parlato di te nella classifica Stracult. Ho visto, mi avete inzeppato nella classifica Stracult, è un onore per me, insomma. Ci tocca, sei di famiglia, noi lo vogliamo fare. Grazie. Che devi, tanto apriti un po' la giacca mentre parliamo di questa la vita. È come averci la maglietta del gruppo tuo, non te la puoi mettere, a meno che non sei gli Iron Maiden. Allora, capito? Questo è un regalo di un mio carissimo amico, nonché grande amico di Stracult, uno dei più grandi fans di Stracult, che è Maurizio. Grande Maurizio. E quindi me lo sono messo in suo onore, anche per fare un po' di pubblicità, visto che allora avete messo in prima posizione, a noi ci avete messo in terza, non so appunto. Perché. Vabbè, però, insomma, da Teatro dei Servi fino a che giorno? Siamo al Teatro dei Servi fino al 2 aprile con Rifiuti, una vita da differenziati. A Roma, perché magari uno è di Roma, non lo so. Vai! Ritorniamo a noi. Sì. E parliamo del mio ospite di questa settimana. Sono andato in quel di Puglia, a Bari, e ho incontrato uno dei più grandi caratteristi della brigata pugliese, proprio storico, Nicola Pignataro. Oh. Nicola! Robè, te! Oh, Nicola, senti, sto al teatro, però non te trovo, ma... Robè, pugliisto col teatro, a dov'è, non te? Eh? O teatro, pugli, tu a dov'è? Scusa, non te capisco, Nicola, se... Mo, la cappa a gira la cappa, Oh, Nico! Ma quando le fichi, vabbè! Ma ne fa manzè, fa! Oh, sei un bambino, lo dicevi! Nicola Pignataro, un mito, come stai? No. Come stai, fratello? Avantano. Cosa lo faccio bene? La sande. Allora, ci stai? Ci mani di scale sardi, si mangiano le. Ma ci ho visto un film di Totoco, come sta l'ego? La cappagina. È un film molto importante in cui ci sei tu, quello è sicuramente uno dei più importanti per la scena pugliese. Dal punto di vista del cult sicuramente, ma come film diciamo di cassetta ne ho fatti tantissimi, nel 2010 mi pare in Oggi Sposi di Luca Lucini abbiamo battuto tutti. Siamo l'ultimo film, non di Checco Zalone, che è stato campione di incasso in Italia. Stava la vita sus e mi facevo mal di gangare. Sono uscito a un dentista di Milano, un tricchio. Non solo che si è affricato 250 malari per tramudare, per quanto che volevo pusciare. Sono detto, dov'è? Dammi un dritto, te. E mi sono fatto bene, mi faccio portare a chi. E dammi a me, come che dopo, manco un dentro, Ti ha perduto un dentro, va, spazio. Eri bimbo quando hai iniziato. Il primo palco fu nell'oratorio del Redentore, avevo 14-15 anni, perché si sentiva dentro. Cioè, c'avevi questa passione. Saliva la marea, saliva, ho fatto l'avanspettacolo, ho fatto un poco di teatro parrocchiale, ho fatto il circo equestre. Quindi... E che facevi al circo? Il clown, ci avevo un comico al circo diventa clown. Poi ci fu una piccola interruzione, perché mi sposai, ecco. E mia moglie disse, ti vuoi sposare a me, tu... pagliaccio non lo puoi fare, però ogni volta che andavamo a teatro io mi sentivo, che succede? No, niente, finché un giorno disse, ma se mi fai fare uno, fammi uno solo spettacolo. Lei mi guardò con me e disse, vai pure, dai. Se ne fai uno, ne farai mille. Sbagliò clamorosamente che siamo arrivati a 4.000. Grande, Nico. Senti, Nicola, hai fatto anche tanto cinema, no? Cinema. Dall'81. Ci chiamarono, io e Mariolina Defano, eravamo i personaggi più famosi di tutta la Puglia e la Basilicata, incassavamo fiumi di soldi e di fatto nel giornale dello spettacolo venivano tutti gli incassi e una settimana al primo posto stava Mario Merlo con Zappatore. Okay. Allora in tutta Italia Zappatore al primo posto, a Bar no. Un scarpaggio di giù, era una commedia. Allora questi disse, ma che cazzo sono questi due qua? Allora ci chiamarono immediatamente e ci fecero fare il carabiniere. E subito dopo, nel giro di 3-4 mesi, girammo Povero Amore con Carmelo Zappollo, uno di quei film che si facevano sulle canzoni famose, le sceneggiate, e cominciò l'ira di Dio. Nico, vogliamo fare un saluto a Marco, Andrea De Loco e a tutti gli amici di Stracult, però proprio da Nicola Pignataro. Marco, Andrea De Loco, amici di Stracult, chi ve Stracult? Non Stracult, perché a Bari... Certo, vi voglio bene a tutti qua.
Ti sei divertito, eh? Beh, Nicola è un grande, eh. E non esistono più queste facce come hanno questi vecchi attori. Comunque oggi parliamo tanto di teatro, ragazzi, perché dal Teatro dei Servi, dove c'è G, al Teatro al Teatro Purgatorio, al Teatro Sistina. E al Teatro Eliseo. Eliseo, ma dove c'è Bentivoglio, in uno spettacolo bellissimo di Massini, si chiama L'ora del ricevimento, e un'attrice strepitosa al piccolo che si chiama Imma Villa in Scanna Surice, un genio. Giuro. Andate a teatro, andate a teatro. Se non potete andare al cinema, ovviamente. Oh, vabbè. Uno e uno. Brava. Uno e uno. Con Frisi? Con Fresi? Al piccolo? No, Fresi viene fra due settimane con l'Isola di Marivò. Con un'altra ragazza? Con l'Isola degli Scaldimori, sì. Un altro gruppo. E intanto saluto G, che adesso deve andare a correre a fare le prove, perché tu fai le prove notturne, vero? Sì, di notte, sì. Bravo. Mi raccomando, è buon divertimento. Prove di furto. Ciao, ragazzi. Prove di furto. Ciao. Ciao, G.